Noi dobbiamo arrivare qui, ad Iperstead. Perché? I Barbagrigia ci hanno convocato e dobbiamo arrivare a Rodgar Alto, che è questo qui. Ma, come suggerisce lo Jarl di Whiterun, per arrivare a Rodgar Alto bisogna fare il pellegrinaggio dei 7000 gradini. E i 7000 gradini partono da Iverstead. Quindi il videogioco, in maniera intelligente, piazza l'indicatore ad Iverstead. Quindi bisogna arrivare prima ad Iverstead e poi intraprendere la scalata della Gola del Mondo, il monte più alto di Tamriel. Ora, un errore che tipicamente fanno i giocatori novizi è intraprendere il viaggio andando verso nord. Cioè, giustamente pensano, noi siamo venuti da Helgen, siamo saliti, poi siamo arrivati a Riverwood, siamo saliti ancora, andando, dicendo, insomma, ancora verso nord da Whiterun, bisogna continuare a salire. In realtà questa strada è molto pericolosa. È più pericoloso. Noi stiamo giocando a livello di difficoltà leggendario, cioè dobbiamo semplificarci la vita, presumibilmente, ok? E faremo il viaggio nella maniera più sicura possibile. La maniera più sicura possibile in realtà è andare a sud. Parecchi non ci pensano, però da Helgen c'è questo, come dire, passaggio, questo valico che passa per la montagna. Parecchi non ci fanno caso. Questo qui è il posto più sicuro. Insomma, bisogna passare da questo valico e si arriva quindi dalle montagne ad Iverstead. Questo è il passaggio più sicuro. Ovviamente giocando a livello di difficoltà normale si passa da sopra, tanto si ammazza tutti. Nel nostro caso specifico cercheremo di giocare nella maniera più verosimile, più realistica possibile, quindi intraprenderemo il viaggio più sicuro. E ho preso l'altra volta anche la missione di Ortican, perché come vedete, potete vedere, siamo di strada, quindi faremo il viaggio veloce per arrivare fino ad Helgen. Ovviamente questo tratto di strada ce lo facciamo col viaggio veloce perché chiaramente non ha senso, no? Non ci sono nemici nel percorso, quindi insomma ce lo mangiamo in questa maniera. E ci ha portato già dall'altra parte della porta, mi sa. Sì, siamo dall'altra parte della porta, esattamente, e arriveremo quindi ad Ortican. Vediamo se riusciamo. Un'altra cosa interessante, come Thane di Whiterun, ha assolutamente senso che lo Jarl ci abbia concesso Lydia come scarlo personale, che Lydia ci accompagni in una missione così importante, che e darebbe lustro chiaramente alla città di Whiterun, che ha noi come Thane, che è un'onorificenza molto illustre all'interno della città. Quindi noi, sangue di drago, siamo stati chiamati dai Barbagrigia, intraprendere il pellegrinaggio dei 7000 gradini. Whiterun si fa garante di questo sangue di drago, gli assegna uno scarlo personale. Ha perfettamente senso. Così come recuperare con Lydia Ortican, sempre per la città di Whiterun, rientra perfettamente nel senso, cioè noi dobbiamo comunque trattare la persona come se fosse una persona vera, diciamo, perché Lydia dovrebbe accompagnarci a morire a buffo? Assolutamente no, in questo caso specifico ci accompagna, è un'altra volpe. Scappa, 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 scappa. Ok, va bene. Allora, vi ricordo sempre che noi abbiamo Death Alternative, ragazzi. Death Alternative che, casomai morissimo, ci prenderemo le conseguenze della nostra morte, ma contemporaneamente ci permette di avere una doppia chance, perché qualora finissimo i punti vita, prendiamo questi oggetti, in realtà andremmo a terra. Ragazzi, Roccia dell'Orfano è lì, sto andando accucciato perché qui ci dovrebbero essere già dei nemici. Infatti, lì possiamo vedere un negromante.
Allora, li dobbiamo uccidere questi necromantici. Piano, piano, piano. Ci ha visto, ci ha visto, ci ha visto. Ci ha visto. Allora, ce la dobbiamo giocare d'astuzia, ragazzi. Porca miseria. Allora, cura. Ci prendiamo l'arco. Oggetti, il veleno. Veleno congelante utilizzeremo. Freccia, ragazzi, se ci prende quella palla di fuoco ci fa male. Ma scusate un attimo, abbiamo la freccia di ferro, oramai l'abbiamo avvelenata. Ma scusate, un bel familiare. Porca miseria! Ci è arrivata una palla di fuoco impressionante. Morta. Ora è rimasto l'Argraven, ragazzi. No, c'è un altro necromante. Mancata. Porca miseria. Mancata. Allora, senti un po', ma perché abbiamo le frecce di ferro? Via. Frecce d'acciaio che fanno molto più danno. Allora, qua c'è l'Argraven, ragazzi. Porca miseria, ragazzi, queste palle di fuoco fanno un sacco di male. Mamma mia. Oh, ma c'è un altro evocatore! Preso. Porca miseria, ci ha preso l'Argraven! Vai Lidia, vai Lidia! Vai Lidia! Vai Lidia che sto venendo! Dai, 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 dai! In realtà l'Argraven alla distanza è forte, ma da distanza avvicinata con gli artigli, per fortuna, non è molto temibile. Porca miseria, si sta curando! Non la fare sparare, non la fare sparare! Curare.
Porca miseria. L'abbiamo fatta. Argraven. Ok, artiglio di Argraven, freccia d'acciaio, Ortican e piume. Perfetto. Troviamo un arco da caccia benedetto che i non morti di livello 5 o inferiore scappano per 30 secondi. Questa qua è interessantissima. Allora, abbiamo trovato tanti oggettini interessanti. Andiamo a vedere loro che cosa hanno. Allora, ricordiamoci che noi abbiamo il peso trasportabile ridotto. Quindi, vale la pena tenerci due archi? Allora, allora, facciamo così, un arco. Apro le spalle. Sono al tuo servizio. Allora, verosimilmente un arco lo daremo a Lidia. Ortican, lo possiamo dare a Lidia? No, perché è un oggetto di missione. E va bene così. L'arco se lo terrà tu lei. Va avanti, io ti seguo. Non è un caso che qui ci sia uno Spriggan morto. Ortican è esattamente un pugnale speciale in grado, l'unico in grado di infliggere danno, tra virgolette, al barlume antico. Gli Spriggan proteggono il barlume antico, quindi ha perfettamente senso che l'Argraven avesse questo Ortican e stesse sacrificando questo Spriggan. Questo Spriggan, come potete vedere, è un essere legato al mondo della foresta. Vedete? Allora, arrivato a questo punto, dovremmo portare Ortican a Danica, fonte pura. Chiaramente disattiveremo questa missione e continueremo il nostro viaggio per arrivare fino ad Iberstead. Ok. Questa parte meridionale, potremmo dire, di Skyrim, che è al confine con, credo che qui al confine di qui ci sia Cyrodiil, onestamente, poi di qua c'è Hammerfell, non vorrei sbagliarmi, e da quest'altra parte c'è Morrowind, mi pare, devo controllare, mi pare che sia così. Praticamente offre questo valico giustamente tra le montagne che è meno frequentato. Guardate, qua in realtà c'è un campo di Manto della Tempesta. Infatti i Manto della Tempesta si sono accampati proprio qui a limitare, e ha perfettamente senso e perfettamente nella lore del gioco, se ci pensate, quando siamo stati catturati, no? Nel limitare ci sono questi Manto della Tempesta che si appropinquavano, per così dire, nelle terre, gestite dall'impero. Insomma, tutto perfettamente senso. Sono in pellegrinaggio al santuario di Asura, la dea del crepuscolo, se vuoi scusarmi. Gli chiederemo dove si trova il santuario. Nelle montagne a nord-est, te lo indico sulla mappa. Perfetto. Peraltro il santuario d'Asura è vicino all'Accademia di Winterhold. Qua è l'Accademia di Winterhold e qui c'è il santuario d'Asura, molto molto bello. La dea del crepuscolo. Direi che è ora di prenderci la torcia. Dicevo, l'Argraven è potentissimo con le sue palle di fuoco. Avete visto? Ci aveva quasi, ci quasi one-shottava. Sapete, l'amuleto di Andurs ci è stato veramente veramente utile. Lupi. Tre lupi addirittura.
Chi è che? Tu non me la racconti giusta. Nel frattempo Lydia sta facendo piazza pulita. Vediamo una mano. Ah, mancato. Ok, preso. Era partita la kill move, ma non l'avevamo ucciso. Ragazzi, io a questo giro sto prendendo un po' tutto, perché credo che ora, arrivando ad Iverstead, chiaramente le venderemo queste, tutta questa roba che stiamo prendendo. E dunque questo è Iverstead, ai piedi della gola del mondo. C'è anche una certa nebbiolina che rende difficile un po' comprendere quello che accade, però è esattamente Iverstead. Che ore sono? Le 10 di pomeriggio, abbiamo viaggiato tutto il giorno, perfetto, siamo arrivati, andremo alla locanda e vedremo quello che la locanda ci permetterà di vendere. Siamo arrivati quasi al livello 7. Benvenuto alla locanda Vilemir. Se ti serve qualcosa, non hai che da chiedermelo. Guardate, quello là è sia cameriere sia bardo. Chiedo scusa, mia signora. Vorresti sentirmi suonare il liuto? Fammi sapere se vuoi ascoltare un po' di musica. Cosa puoi dirmi riguardo a Rothgar Alto? Ho sempre sognato di salire i 7000 gradini che conducono al monastero. Farei di tutto per sfuggire alla noia della vita in città. Ti invidio. Diversi personaggi all'interno della città di Iverstead si lamentano della noia della città, inclusa la figlia del fattore. Ti auguro un viaggio piacevole, mia signora. Ed è interessante che lei lavora sia alla locanda e sia è bardo, giustamente essendo con poche persone. Se fossi in te, non mi avvicinerei al tumulo nella zona orientale della città. È infestato. Quello che abbiamo visto prima, se ci avete fatto caso. Allora, questo qui è la missione secondaria. Cosa puoi dirmi riguardo a Rothgar Alto? I Barba Grigia sono dei solitari. Non credo che siano mai usciti dal loro monastero. Ogni tanto passa qualche pellegrino diretto alla vetta, ma di solito tornano quasi tutti delusi. Perché non li fanno entrare? Allora, saziamo, vediamo questo appetito, eh? Vediamo che cosa possiamo vendergli. Ah, niente, solamente i sali. Sto cercando lavoro. Ecco, guarda, alcuni uomini dello Jarl sono venuti qui e hanno lasciato questa lettera d'Italia. Passi di nuovo. Vediamo dov'è questo posto. Nileim. Non mi ricordo dove si trova. Aspettate un attimo. Varie. Ah, ok. Va bene. Tutt'altra parte rispetto a dove stiamo andando noi. Va bene. Io mi porto quanti oggetti? Poi 54 su 55. Abbiamo queste cose da vendere? Va bene, per ora ce le portiamo appresso. Però dobbiamo dormire. E qui chi abbiamo? Questi dannati orsi mi stanno facendo impazzire. Questo deve essere il luogo peggiore dove gestire una sigheria a Skyrim. Come posso combinare qualcosa con tutti gli orsi che ci sono in giro? Hai un problema con gli orsi. Stai scherzando? Quei dannati animali mi manderanno in fallimento. Ho una proposta da farti. Portami 10 loro pelli, prendendole dove credi a Skyrim, e sarò lieta di pagarti per aver assottigliato il loro numero. Lei è la padrona della segheria. Mi ha stupito vederlo dentro, perché questo è chiaramente Immersive Citizens, che cambia, diciamo, le loro routine, perché se no tipicamente si dovrebbe trovare alla segheria. E ti dà la missione di cacciare degli orsi. C'è, andando avanti, una caverna in cui ci sono degli orsi, però giustamente lei dice li puoi prendere in qualunque posto di Skyrim. Vabbè, ce la siamo presa la missione. Le chiederemo anche lei di Rothgar Alto. I Barba Grigia si tengono alla larga da me e io da loro, e siamo tutti contenti.
Lei va a dare una lezione a quegli stupidi orsi. Ok, lei è, diciamo, è di poche parole. Dobbiamo serve dormire. Una stanza? Qualcosa sì. Da bere? Certamente. È tua per un giorno. Perfetto. Vieni, ti mostro la tua stanza. Da questa parte. Allora, sarebbe stato molto più interessante poter avere il level up prima di dormire, però è fatto buio. Fammi sapere se hai bisogno d'altro. Andremo a dormire con Lidia che presumibilmente si coricherà qui, quindi ha perfettamente senso. Dormiremo fino a mattina. Fino a mattina presto, diciamo. 6 ore dormiremo. Fino all'alba, potremmo dire. Partiremo subito, di buon'ora. Ok, siamo ben riposati. Vai Lidia. Vai Lidia. Non abbiamo molti visitatori da queste parti. A meno che non siano diretti a Rodgar Alto, naturalmente. Si è spostata. Chiedo scusa, mia signora. Vorresti sentirmi suonare il liuto? È proprio no, necessario grazie. Importunarmi in questo momento. Ora cercheremo Klimek, perché ci darà una missione da compiere per Rodgar Alto. Ok, è buio ancora, è l'alba, prenderemo la torcia. Ma prima voglio farvi sentire una discussione tra la figlia del fattore e il fattore, che si dovrebbe triggerare qui, ma forse mattina non si triggerà. E mattina non si triggerà. Facciamo al ritorno? Facciamo al ritorno. Ok, va bene. Klimek, stai per salire di nuovo i 7000 scalini? Non oggi. Non me la sento di affrontare l'arrampicata a Rodgar Alto. La via non è sicura. I Barbagrigia non stanno aspettando delle provviste? Sinceramente non saprei. Non ho ancora il permesso di accedere al monastero. Magari un giorno. Quegli orsi stanno facendo arrabbiare da Megella Temba. Spero tu stai andando a Rodgar Alto? Dovrei andarci anch'io per una consegna. 7000 gradini. La prossima volta farebbero meglio a costruire più vicino a terra. Effettivamente. Che genere di consegne fai a Rodgar Alto? Soprattutto provviste di cibo, come pesce essiccato e carni salate. Merci che si mantengono fresche a lungo. I Barba Grigia tendono a uscire di rado, se capisci cosa voglio dire. Eh certo. Beh, abbiamo fatto una specie di accordo. Non mi sembrava corretto farli pagare per un po' di cibo conservato. Purtroppo le mie gambe non sono più quelle di una volta. E risalire i 7000 gradini è una bella fatica. Direi. Potrei farlo per te. Davvero? Sarebbe gentile da parte tua. Tieni, prendi questa borsa piena di provviste e mettila nella cesta delle offerte in cima ai gradini. Non devi fare altro. Ma certamente. C'è qualcosa che devo sapere riguardo alla salita? Beh, potresti imbatterti in qualche branco di lupi o in qualche esemplare isolato, ma non dovrebbero rappresentare un problema per un tipo come te. A parte insomma. Questo, fa attenzione a dove metti i piedi. In queste giornate fredde, gli scalini possono rivelarsi insidiosi. Che cosa puoi dirmi riguardo a Rodgar Alto? Sono stato diverse volte al monastero, ma non ho mai visto nessuno dei Barba Grigia. Non che ci tenga a farlo. Essendo maestri del Tuhum, possono ucciderti pronunciando una sola parola. Non sto dicendo che abbiano intenzione di farlo, sembrano gente pacifica, anche se eviterei di provocarli. Ok. Fa attenzione lassù. Klimek è il primo personaggio che si incontra prima della scalata, quindi insomma mi sembrava giusto presentarvelo. E ce la prenderemo veramente con comoda a fare questo viaggio, io ve lo dico insomma, perché in realtà ci sono dei combattimenti, ma non è il cuore, non è il cuore, diciamo, questi combattimenti. Allora, non prenderemo tutto questi oggetti qua perché non ce la facciamo a portarli, però deve essere passato di qui un lupo, va bene. Allora, il pellegrinaggio ha delle tavolette scolpite. E sono diversi emblemi che dicono parecchio sulla lore del mondo.
non è che di Skyrim, proprio nel mondo, nell'universo della saga di Elder Scrolls. Prima dell'avvento degli uomini, i draghi regnavano su tutto il mundus. La loro parola era la voce, con la V maiuscola, quindi il Tuum, ok? E parlavano solo per le vere necessità, perché la voce poteva oscurare il cielo e inondare la terra. Infatti, nella nostra magia, noi abbiamo forza inesorabile, che è appunto un urlo. Un urlo significa parlare la voce dei draghi. Quindi pensate, noi con il nostro Tuum che cosa possiamo scatenare? Fus! Ci siamo. I draghi, pensate cosa potevano scatenare? Potevano cambiare, potevano rallentare il tempo, potevano fare delle cose pazzesche. Ok, allora, non... Schivatissimo. Schivatissimo. Ok. C'è ancora la musica, c'è qualche altro nemico, mi sa di no. Allora, mediante la voce, dicevo... Allora, lo so che non ce la porteremo appresso la pelle, però siamo dei cacciatori. Mizzica, non l'abbiamo ucciso. Ok. Servono due corpi. Allora, ragazzi. Abbiamo raggiunto il livello così vicino alla città che lo faremo il livello. Tipicamente io dico sempre che facciamo i livelli quando dormiamo, ma abbiamo appena dormito. Faremo il livello. Io, ragazzi, sapete, sono un patito dei maghi. Questo personaggio, per cambiare, lo faccio cacciatore e va bene. Però mi piacerebbe aggiungere qualcosa di magico, perché mi piace troppo, troppo, troppo la magia. Quindi aumenteremo la magica. E a me piacerebbe andare ad insistere su qualcosa di magico. Allora, per ora vediamo le cose che ci servono veramente. Per esempio, di ristoro, forse ci potrebbe veramente servire ristoro da apprendista, diciamo. Recupero, fatto in italiano. Però anche evocazione potrebbe essere interessante per quello che stiamo utilizzando. Ad arceria, come siamo messi? Premi il comando di parata per prendere la mira. Scusate, premi il comando di parata mentre prendi la mira per ingrandire la visuale, quindi uno zoom, questo qua è interessante. 10% di probabilità di colpo critico che infligge danni extra. Ma non me ferma, che cosa faceva? Quando ingrandisce la visuale prendendo la mira non consume vigore e il tempo rallenta del 50%. Ok, è interessante, ma non è così interessante come probabilmente recupero, ragazzi. Anche evocazione. Faremo questo qui. Faremo questo qui perché il prossimo passaggio sarà... Noi non lo abbiamo ancora, vero? No, abbiamo cura, non abbiamo cura migliorata, però faremo quello lì. Ok. Ovviamente una persona potrebbe dire non ti puoi salvare il punto per dopo, sì. Però potendolo fare ha perfettamente senso migliorare il personaggio per quello che sta utilizzando. E stiamo utilizzando molto recupero. Va bene così, va bene così, va bene così. Non voglio, tra virgolette, barare. Stiamo utilizzando recupero. Miglioreremo recupero. L'arco lo stiamo utilizzando anche, però siamo già ad un ottimo livello come arceria.
Ok, questo è il primo NPC che troviamo sulla strada, in effetti, che è Barknar. Se sei diretto al sentiero per Rodgar Alto, fa attenzione ai lupi. Grazie. Ma che cosa stai facendo? Mi piace passare del tempo quassù. Salire i gradini, meditare sugli emblemi. E lungo la strada non mi dispiace catturare un po' di cacciagione. Lo trovo molto di ispirazione, questo personaggio, perché immaginate lui, appunto, medita, sale e fa il suo lavoro, è un cacciatore, insomma, ci sono dei lupi, ci sono delle capre, probabilmente quelle capre le ha uccise proprio lui, magari, non necessariamente i lupi. Ti capita di far visita ai Barbagrigio? Non sono tipi da accettare visite, ma comunque non arrivo mai così in alto lungo il percorso. Alcuni di quelli che intraprendono il viaggio lasciano loro cibo, altri beni di prima necessità, ma non per fare conversazione. Anche e soprattutto perché molto in vetta e molto pericoloso. Hai sentito che i Barbagrigi hanno convocato il Dovahkiin? Sì. Chissà cosa accadrà quando i monaci lo vedranno. Mi chiedo cosa significhi. Anche sì. Noi lo scopriremo presto. Qua troviamo il secondo emblema. Gli uomini apparvero e si diffusero su tutta la superficie del mondo. Quindi prima c'erano i draghi e parlavano con la voce. I draghi presiedevano alle masse. Gli uomini erano deboli e non avevano la voce. Man mano, mediante questi emblemi, il videogioco spiega tutte le premesse narrative importanti di Skyrim, in generale della saga di Elder Scrolls, in effetti, al giocatore. È un ottimo escamotage narrativo, apprezzo veramente tanto. Voi dovete tenere questo qui, ragazzi, è un lupo bianco. Lupo dei ghiacci, scusate. Mizzica quanti punti vita che ha. Ok. In tre è sicuramente più semplice. Vedete, ho voluto... Vabbè, no, non ce la prenderemo. Ho voluto volontariamente prenderci il familiare, l'evoca familiare, perché la superiorità numerica è veramente importante. È veramente importante. Preso. Perfetto. Allora, le frecce d'acciaio ce le prendiamo. Skyrim presenta il livellamento automatico nelle missioni della main quest. Che cosa significa? Che qualora noi arrivassimo a questo punto del gioco con un personaggio di livello 20, anziché i lupi ci sarebbero per esempio gli spiriti del ghiaccio, che sono molto più potenti. Oi, un altro lupo dei ghiacci! Questo ci ha fatto male, avete visto come ci ha stordito, ragazzi? Ok, va bene, le frecce ce le prendiamo e continuiamo. Il lupo ci ha spinto. Qua troviamo degli oggetti alchemici, vabbè, glieli lasceremo nel piatto. Ho sbagliato, l'ho presa, chiaramente non la volevo prendere. Lascia. Ok, abbiamo combinato un casino, va bene. Leggi tavoletta scolpita. Emblema 3. Nei tempi antichi, lo spirito primigenio degli uomini era forte.
non temevano di affrontare i draghi e le loro voci, ma i draghi, con un semplice urlo, li abbatterono nello spirito e nel corpo. I draghi erano dunque molto più potenti degli uomini. Avevano la voce intesa come Itum, e l'uomo si diffondeva mediante il mondo, su tutta la terra, però doveva sottostare dunque ai draghi. Il pellegrinaggio verso Rodgar Alto, la sede dei Barbagrigia, per così dire, l'ho sempre trovata molto bella, molto rilassante. Una delle mie missioni preferite in realtà di Skyrim, nonostante non accada poi così tanto, però la trovo molto suggestiva, veramente molto suggestiva. E qui c'è un momento importantissimo. Allora, tra poco, porca miseria, c'è un drago. Che non è questo il momento, questo è stato un momento casuale. Ma se ci attacca lo combattiamo, ragazzi, eh? Lo combattiamo, eh? Abbiamo delle frecce. Abbiamo finito le frecce, ragazzi. Porca miseria, abbiamo finito le frecce. Ok, se n'è andato, va bene. Se ritornerà, noi saremo qui. Dicevo, andando avanti, c'è un troll del gelo. Quindi, se ti stai dirigendo al sentiero per Rodgar Alto, fa attenzione ai lupi. Carita ci sarà utilissima come alleata contro il troll. Sì? Che cosa stai facendo? Gradini. Medito sugli emblemi. Ogni anno compio questo viaggio. Chi sei? Una semplice pellegrina. Preferirei che le cose restassero così. Assolutamente. Buona giornata. Allora, Kine invocò Parturnax, che ebbe compassione dell'uomo. Insieme insegnarono agli uomini ad usare la voce. Parturnax è dunque il primo ad insegnare agli uomini la voce. Ed è in quel momento che scoppiò la guerra dei draghi. Drago contro lingua. Ricordate bene questo nome, Parturnax, perché sarà importante. Ok. Allora, io un salvataggino tattico lo faccio. Ma qua è tosta. E noi, caspita, abbiamo finito le frecce. Sapete, in genere le frecce non sono mai un problema, quindi non avrei pensato che le potessimo finire. Allora, dobbiamo qua pozione. Una freccia la avveleneremo. L'altra. Allora, avveleniamola. Fiamme. Ok, pozione della magica.
l'invocazione della magica. Porca miseria. Noi abbiamo finito tutto. E ora... utilizzeremo queste pergamene. Continueremo a scendere dove c'è quella ragazza che se l'è data a gamba. Ah no, vieni, vieni, vieni. Non c'è alcuna traccia. Ce l'abbiamo fatta. Metti giù quell'oggetto. Questo è il troll del gelo. Ok, ce lo mangeremo questo grosso di troll per scoprire che cosa fa. Ed è stato un combattimento gestito veramente bene, eh? Nonostante avessimo solamente due frecce, abbiamo avvelenato la freccia con avversione al fuoco, poi lo abbiamo abbrustolito per bene. Abbiamo utilizzato bene le nostre pozioni, perché quale miglior momento che non contro il troll? Alla fine è una boss fight a tutti gli effetti. Ed è andato giù in maniera abbastanza veloce. Ce la siamo giocata veramente bene, ragazzi. Ce la siamo giocata veramente bene. Allora, e non abbiamo fatto morire neanche Carita. Allora, emblema numero 5. Gli uomini vinsero e cacciarono Alduin dal mondo, dimostrando a tutti che anche la loro voce era forte, sebbene in molti si sacrificarono. Allora, voglio prima vedere un po' i vari emblemi che dicono, dopodiché aggiungerò io qualcosa, ok? Alduin è il divoratore del mondo, ed è esattamente il drago che abbiamo visto nell'introduzione. Dovremmo raggiungere subito un altro emblema, quindi leggiamoceli di un fiato oramai. Stiamo arrivando nel frattempo in vetta. Vedete com'è rilassante come missione, molto molto bella. Molto molto bella. Emblema 6. Con lingue ruggenti, i figli del cielo conquistarono tutto, fondando il primo impero con la spada e la voce, mentre i draghi sparivano da questo mondo. Quindi, il fondatore dell'impero, ce lo vedremo, fondarono l'impero con la spada, quindi gli esseri umani, quindi combattendo, e con la voce, voce insegnata dai draghi stessi. A conti fatti c'è stato quindi questo Kine e questo Parturnax, insegnando la via della voce agli esseri umani, si sono schierati con loro contro i draghi stessi. Le lingue andarono umilmente alla Montagna Rossa. Jürgen Windkeller cominciò la sua meditazione dei 7 anni. Per comprendere come le forti voci potessero fallire. Ora ci arriviamo. Queste qua sono ovviamente dei messaggi criptici che dà il gioco per cose che si scoprono nel durante, chiaramente, la campagna principale. Vedete,
questa parte finale sono diverse tavolette una dopo l'altra, perché la parte finale, quindi il gioco vuole che il giocatore li abbia ben presenti. Jürgen Wildcaller scelse il silenzio e ritornò. I 17 avversari non riuscirono ad abbatterlo urlando. Jürgen il Calmo costruì la sua casa sulla gola del mondo. Quindi, Jürgen, il precursore dei Barbagrigia, costruì la sua casa sulla gola del mondo, che è esattamente dove stiamo andando, quindi Rothgar Alto. Abbiamo sentito che è stato fondato il primo impero con la spada e con la voce. Ma chi ha fondato il primo impero? Qual è l'essere umano che ha fondato il primo impero? Eccolo qua. Lo riconoscete? Emblema 9. Dopo anni di silenzio, i Barbagrigia pronunciarono un nome. Tiber Septim. Allora un fanciullo fu convocato a Rothgar. Lo benedirono e lo chiamarono Dovahkiin. C'è un'ultima tavoletta. Emblema 10. Venera la voce. Segui il sentiero interiore. Parla solo per la vera necessità. Allora, i draghi, due draghi, insegnano ad utilizzare la voce all'essere umano. L'essere umano, grazie alla via della voce, scaccia i draghi dal mondo. Si impossessa del mondo come lo conosciamo, al che la voce diventa, diciamo, per pochi. È sempre stata probabilmente per pochi, però il discorso è che i Barbagrigia si ritirano dalla vita di questo mondo per evitare che questa voce possa scatenare problemi nella vita di tutti i giorni. E non è un caso che Ulfric, per utilizzare un urlo, almeno così dice la leggenda, abbia effettivamente scatenato la guerra civile, a conti fatti. Questo per comprendere come effettivamente la voce, il Tuum, è qualcosa di molto potente da non utilizzare. Parla solo per le vere necessità. Che cosa ci è successo? Voce dei cieli. Gli animali ti ignoreranno. Non me lo ricordavo questo fatto. E lui, Tiber Septim, è Talos, ragazzi. Ora, sapete, mi viene un dubbio qua. Tiber Septim, allora fanciullo, fu convocato a Rothgar. Allora, da quello che io ricordo, Talos è il fondatore del primo impero. Quindi quando fu fondato l'impero con la spada e con la voce, loro intendono Talos. Però ora mi viene il dubbio. Quindi la via della voce, quindi Barbagrigia, Jürgen Wildcaller e gli altri esistevano prima del primo impero. Quindi questo non ci avevo mai pensato, ci sto pensando ora, per forza. Quindi il primo impero è posteriore, quindi l'ordine dei Barbagrigia è addirittura antecedente al primo impero. Non ci avevo mai pensato a questa cosa, però è così, per forza, perché il fondatore del primo impero è Talos. Dunque, Tiber Septim, fondatore del primo impero, dà inizio alla dinastia dei Septim, con Uriel Septim, che fu l'imperatore ucciso di Oblivion, per capirci, ok? La generazione dei Septim ereditava di padre in figlio il sangue di drago, e negli anni la dinastia
The Septim, quindi tutti i sangui di drago, hanno cominciato, insomma, a far dimenticare il fatto che fosse una benedizione degli dèi, per così dire, l'essere sangue di drago. Pensando, vi ricordate nella prima puntata abbiamo letto il libro, pensando che appunto fosse qualcosa di, come dire, di destinato solamente alla dinastia regale. Ma in realtà è una benedizione. Nel nostro caso specifico non siamo appartenenti alla dinastia di Septime, non siamo discendenti di Talos, però siamo dei sangue di drago. Quindi questa è stata la prima volta dai tempi di Tiber Septim che Hrothgar Alto chiama un Dovahkiin al loro cospetto, al cospetto dei Barbagrigia. Stop. Mi inserisco in post commentario perché voglio fare una piccolissima precisazione. E sì, qualora ve lo stesse chiedendo, sono in pigiama perché domenica mattina e sto registrando la parte finale di questo video. Guardando la registrazione, prima di mettermi a registrare, mi rendo conto che c'è stata una piccolissima imprecisione. Tiber Septim è il fondatore dell'impero come lo conosciamo oggi, cioè è stato il primo imperatore di Tamriel, cioè di un territorio che comprende diverse nazioni. Ma se no, gli imperi degli uomini esistono da molto prima di Tiber Septim, cioè la dinastia dei Septim non è stata la prima dinastia umana nella saga di Elder Scrolls. Per fare un paragone, un parallelo con la storia dell'essere umano vero, ok, parlando per esempio dell'impero romano, Roma esiste dal 753 avanti Cristo, ok? Romolo, Numa Pompilio, Tullio Stilio, Anco Marzio, Tarquinio Prisco, Servio Tullio e Tarquinio il Superbo. I primi sette re di Roma, poi tutta la storia che ci porta fino al 27 avanti Cristo, in cui Augusto è il primo imperatore della dinastia Giulio-Claudia. Ci siamo? Ecco, Tiber Septim è come se fosse Augusto. Ci siamo? Però prima di Augusto, quindi Augusto è stato il primo vero imperatore di Roma, impero riconosciuto come impero. Però Roma esisteva da prima. Ecco, Tiber Septim è un po' la stessa cosa. Nel momento in cui si sta giocando Skyrim, Tamriel non è unificata, perché la porzione di Morrowind è a sé, Hammerfell, cioè la patria dei Guardia Rossa, dei Redguard, ha dichiarato la sua indipendenza, appunto per la Grande Guerra contro gli Elfi, e ovviamente gli Elfi, che hanno vinto la guerra, hanno annesso al loro territorio Valenwood ed Elsewhere. Quindi, a conti fatti, rimangono all'interno dell'impero solamente Highrock, Skyrim e Cyrodiil. Quindi, diciamo, abbastanza per essere ancora chiamato impero, ma ecco perché lo chiama debole Ulfric. E anche lui lotta per un'indipendenza di Skyrim, in quanto questo impero non lo ritiene abbastanza potente per difendere gli interessi di Skyrim. Hammerfell, la patria dei Guardia Rossa, ha dichiarato per esempio la propria indipendenza, perché laddove l'impero non è stato capace di combattere gli Elfi, Hammerfell li ha respinti. Gli Elfi, quindi, allora, gli Elfi Scuri, quindi sono di Morrowind. Dopodiché ci sono gli Elfi dei Boschi di Valenwood e poi gli Elfi Alti che vengono dal Regno degli Admeri, che è distaccato rispetto a Tamriel. In parecchi suppongono sul web, nelle varie teorie, e io mi accodo a queste teorie, che il prossimo di Elder Scrolls potrebbe essere ambientato proprio o a Valenwood o nel Regno degli Admeri, appunto, cioè in questo territorio governato dagli Elfi, magari con delle ripercussioni a livello del gioco, con una grande guerra di nuovo contro gli esseri umani. Cioè, ok, è possibile che The Elder Scrolls 6 si
insomma, baserà su questa lore. Anche e soprattutto perché quella che gli esseri umani chiamano Grande Guerra, i Talmor la chiamano la prima grande guerra contro gli umani, lasciando adito a pensare che ce ne possano essere altre, ok? E questo fa... non si sa se lo dicono per far timore agli umani o cosa, fatto sta che c'è questa situazione. E questo, insomma, ci teniamo un attimo a precisarlo, vi lascio il gioco al registrato e poi ci vediamo nella parte finale di questo video. Ok, a questo punto saliamo questi ultimi gradini, immagino la nostra Lilith che sia veramente stanca. Comunque il personaggio di Lilith è stupendo, ragazzi. Mi è venuto benissimo. Sì, sì. E qui, ragazzi, c'è in assoluto la mia parte preferita del gioco. La viviamo in prima persona. Così appare un sangue di drago in quest'epoca di cambiamenti. Il doppiaggio, ragazzi, fa venire la pelle d'oca. Noi abbiamo letto tutto quello che abbiamo letto. Lilith pensa quello che abbiamo letto. Però la curiosità è troppo più forte. Mi hai chiamato sangue di drago. Ti prego, dimmi che cosa significa. Per prima cosa, mostraci se sei davvero il sangue di drago. Facci assaporare la tua voce. Certo, colpiscici, maestro. Colpiscici con il potere della tua voce. Fus! Non urla, sangue di drago. Poi avremo tempo per le domande. Ah, li dobbiamo colpire. Non me lo ricordavo questo fatto, sapete, ora giocando roleplay non li volevo colpire. Con il potere della tua voce. Ah, quindi li dobbiamo colpire. Raga, scusate se ho rotto un attimo l'immersione, però non ricordavo. Ok, ritorniamo in noi. Non avere timore. Il tuo urlo non ci recherà danno. Sicuro, maestro. Va bene. Fusso! Sangue di drago, sei tu. Benvenuto a Hrothgar Alto. Io sono Maestro Arngir. Parlo a nome dei Barba Grigia. Ora dimmi, sangue di drago, perché sei qui? Perché? Che cosa gli risponderebbe Lilith? Voglio scoprire che cosa significa essere un sangue di drago. Siamo qui per guidarti e aiutarti a scoprirlo, così come i Barba Grigia hanno fatto con i sangue di drago venuti prima di te. Vabbè, noi lo sappiamo già, ma vuoi dire che non sono l'unico sangue di drago? Ce ne sono stati altri prima di te. Da quando Akatosh ha esteso per la prima volta questo dono ai mortali, ci sono stati molti sangue di drago. Se però sei l'unico sangue di drago di quest'era, non lo sappiamo. Fino ad ora abbiamo trovato solo te e tutto ciò che so. Akatosh è un divino. Talos, cioè Tiber Septim, è un essere umano asceso a divinità, secondo gli esseri umani. È per questo che gli elfi non credono in Talos. È per questo che gli elfi hanno vietato il culto di Talos. Akatosh è colui, il divino, che concede il potere del sangue di drago. Ci siamo? Chi sei e che cos'è questo posto? Noi siamo i Barba Grigia, seguaci della Via della Voce. Sei a Hrothgar Alto, sul pendio della montagna sacra di Kinaret.
Qui entriamo in comunione con la voce del cielo e ci applichiamo per raggiungere l'equilibrio tra noi stessi e il mondo. A Whiterun il tempio è di Kinaret. Non è un caso che la montagna sacra di Kinaret sia proprio a fianco. Persino il Verdorato ha a che fare con Kinaret. Cioè, pensate a tutti i collegamenti, ok? Sono al tuo servizio, maestro. Siamo onorati di accogliere un sangue di drago a Hrothgar Alto. Faremo del nostro meglio per insegnarti come usare il tuo dono e compiere il tuo destino. Lidia di dietro. E qual è il mio destino? Questo devi scoprirlo tu. Possiamo mostrarti la via, ma non la destinazione. Bellissimo. La via della voce, non la destinazione. Sono pronta ad imparare. Hai dimostrato di essere un sangue di drago. Possiedi il dono dalla nascita. Ma hai la disciplina e il carattere necessari a seguire la via che si apre davanti a te? Lo scopriremo. Anche senza preparazione, hai già mosso i primi passi verso la proiezione della tua voce in un tuhum, un urlo. Ora vediamo se hai la voglia e la capacità per imparare. Quando usi un urlo, parli nella lingua dei draghi. Grazie al tuo sangue di drago, possiedi un'abilità innata per apprendere le parole del potere. Tutti gli urli sono composti da 3 parole del potere. Ogni volta che riesci a padroneggiare una parola, il tuo urlo diventa più potente. Maestro Einhard ora ti insegnerà Ro, la seconda parola della forza inesorabile. Ro, nella lingua dei draghi, significa equilibrio. Combinalo con Fus, forza, per concentrare maggiormente il tuo Tuhum. Ro. Vedete, scolpisce per terra il simbolo come nel tumulo delle cascate Cristi. Noi ci avvicineremo. Come se fossi un maestro, tu hai veramente il tuo. Tuttavia, apprendere una parola del potere è soltanto il primo passo. Devi scoprire il suo significato attraverso un esercizio costante per poterla usare in un urlo. Noi tutti abbiamo imparato gli urli in questo modo. Tu, in quanto sangue di drago, puoi assorbire direttamente la forza vitale e le conoscenze di un drago abbattuto. Come parte della tua iniziazione, Maestro Einhard ti permetterà di attingere alla sua conoscenza del Ro. Vedete? Come quando... Nel frattempo è partita. Nel frattempo è partita alla voce della mod dell'urlo, ma l'animazione non è partita perché non abbiamo sconfitto il drago. Vabbè, ci sta. Giustamente le mod vanno a modificare delle cose, ma non sono pienamente compatibili. Però. Scusa, mi sono perso. Lo sa! Fus Ro! Poveretto quello dietro. Di nuovo. Sì, lo sa! Fus Ro! Impari in fretta. Di nuovo. Sì, lo sa! Ci avete fatto caso che hanno fatto prima uno, poi un altro e poi un altro ancora? Perché nonostante siano maestri della via della voce, la voce comunque li stanca. C'hanno un tempo di recupero per utilizzare l'urlo. Noi, in quanto sangue di drago, impariamo subito e riusciamo ad usare gli urli a breve distanza l'uno dall'altro. Fus Ro! Capito perché ce lo fanno fare 3 volte? Il tuo Tuhum è molto preciso. Hai grandi potenzialità, sangue di drago. Capito? La tua prossima prova si svolgerà nel cortile. Segui Maestro Borri.
Che bel posto, che posto suggestivo. Questa, ricordo, nella mia prima partita di Skyrim fu il momento in cui dissi: wow, che cosa sto giocando. 2011, 2011. Oggi forse non è suggestivo come l'epoca, recitazione, mancano tante cose, a distanza di 9 anni però. 2011, wow. Quindi poi tu esci e hai di nuovo un attimo il confronto con il mondo, ma nel cortile... Come riuscirai ad apprendere un nuovo urlo? Maestro Borre ti insegnerà Vult, che significa turbine. Devi sentire la parola dentro di te prima di poterla proiettare in un tuo. Avvicinati al maestro Borre e lui ti farà dono della sua conoscenza della parola. Parte l'animazione, cioè parte la voce, non l'animazione. Ok, va bene. Lydia sbadiglia. Allora, dobbiamo chiaramente equipaggiarlo. Scatto turbinante. Maestro Barry? Bex. Ora tocca a te. Restami accanto. Maestro Borri aprirà il cancello. Usa il tuo scatto turbinante per superarlo prima che si richiuda. Bex. Avevo udito le storie che narrano delle capacità del sangue di drago, ma vederlo con i miei occhi... Non so come faccio. Succede e basta. Gli dèi ti hanno fatto questo dono per una ragione. Sta a te scoprire come usarlo al meglio. Ora puoi affrontare la tua ultima prova. Recupera il corno di Jürgen Windcaller, il nostro fondatore, dalla sua tomba nell'antico tempio di Ustengrath. Resta fedele alla via della voce e farai ritorno. Il cielo come tetto e la voce nel cuore. Il tuo addestramento procede bene, sangue di drago. Allora, Jürgen Windcaller, il fondatore dei Greybirds, dei Barbagrigia, e la nostra, recuperare il corno di Jürgen Windcaller è la nostra prova. Ma prima, ovviamente, ne vogliamo sapere di più, però mi voglio mettere in una posizione. Il cielo come tetto e la voce nel cuore. Allora, chi era Jürgen Windcaller? Fu un signore della grande guerra degli antichi Nord. Un maestro della voce, una lingua. Dopo la disfatta della Montagna Rossa, dove l'esercito dei Nord venne annientato, passò molti anni a riflettere sul significato di quella tremenda sconfitta. E alla fine capì che gli dèi avevano punito i Nord per il modo arrogante e blasfemo con cui avevano utilizzato la voce. Fu il primo a capire che la voce dovrebbe essere utilizzata solo per la gloria e l'adorazione degli dèi, non per la vanità degli uomini. Alla fine la maestria della voce di Jürgen Windcaller ebbe la meglio su tutti gli avversari e nacque la via della voce. Per questo l'impero, nella parte iniziale, fa il generale Tullius: la voce non serve a questo, uccidere il re dei re con un urlo. È una cosa scandalosa quello che ha fatto Ulfric. Che cos'è la via della voce? Chi crederemo? La voce è un dono che la dea Kinaret concesse all'alba dei tempi.
diede ai mortali la capacità di parlare come i draghi. Sebbene questo dono sia stato spesso usato impropriamente, l'unico vero utilizzo della voce sta nella venerazione e nella glorificazione degli dèi. La vera maestria della voce può essere ottenuta solo quando il tuo spirito interiore è in armonia con le tue azioni esteriori. Noi ci sforziamo di ottenere questo equilibrio contemplando il cielo, dominio di Kinaret, e addestrandoci nell'uso della voce. Ma non capisco questa filosofia. Perché vuoi che impari la voce? Il sangue di drago è l'eccezione alla regola. Quel sangue è un dono degli dèi. Se accettiamo un dono, perché rifiutare gli altri? In quanto sangue di drago, hai ricevuto direttamente da Akatosh l'abilità dell'urlo. Noi dunque desideriamo insegnarti a usare correttamente il tuo dono, che trascende i limiti imposti agli altri mortali. Ne vogliamo sapere di più. Che cos'è dunque la via della voce? La voce è un dono che la dea Kinaret... Ah no, scusate, l'abbiamo già chiesto. Dei tempi. Diede ai mortali la capacità di parlare come i draghi. L'hai già detto. Che il vento ti guidi. Parlami dei Barbagrigia. Noi studiamo la via della voce secondo gli insegnamenti del nostro fondatore, Jürgen Windcollar. A pochi è concesso di studiare qui con noi a Rothgar Alto. Ma nel tuo caso, sangue di drago, è un onore guidarti verso la maestria dell'utilizzo della tua voce. È anche un loro compito. Perché gli altri non parlano? Le loro voci sono troppo potenti, insostenibili per chi non è addestrato nella via. Basta un sussurro per ucciderti. Siete solo in quattro? Cinque. Il nostro superiore, Parthur Nax, vive da solo sulla cima della gola del mondo. Quando la tua voce riuscirà a farti strada, saprai di poter parlare con lui. Chi è Parthur Nax? Kine e Parthur Nax insegnarono la voce agli uomini. Parthur Nax, questo io non l'avevo compreso nella mia prima run e ci sono rimasto di stucco quando l'ho visto, ma il gioco lo spiega tranquillamente. Parthur Nax è un drago. Il drago che ha tradito gli altri draghi, potremmo dire, insieme a Kine. Quando posso incontrare il tuo capo, Parthur Nax? Come ho detto, saprai che è giunto il tuo momento quando la tua voce saprà aprirti la strada che porta fino a lui. Letteralmente, letteralmente. Perché gli urli sono nel linguaggio dei draghi? I draghi sono sempre stati in grado di usare l'urlo. Il linguaggio è parte integrante del loro essere. Nella lingua draconica non c'è differenza tra discutere e combattere. Per i draghi urlare è naturale come mangiare o respirare. Nei tempi del mito, quando i mortali si trovarono in grande difficoltà, la dea Kinaret donò loro la capacità di parlare come i draghi. Alla maggior parte delle persone servono anni per imparare anche l'urlo più semplice. Ma tu hai la lingua draconica nel sangue e apprendi quasi senza sforzo. Domanda fatidica. Che cosa significa essere un sangue di drago? Il Dragonborn. I draghi possiedono l'abilità innata di apprendere e di proiettare la loro voce. Possono inoltre assorbire il potere dei loro fratelli uccisi. Come noi. Pochi mortali nascono con tali abilità, che se siano un dono o una maledizione, è materia su cui si discute da secoli. Ciò che hai già appreso in pochi giorni ha richiesto anni di studio ai più dotati fra noi. Alcuni credono che il sangue di drago sia inviato nel mondo dagli dèi quando ce n'è più bisogno. Ne parleremo meglio più tardi, quando avrai la preparazione necessaria. È la profezia che avevamo letto nel libro del sangue di drago. Cioè, quando ritornerà il divoratore del mondo, la ruota appoggerà sull'ultimo sangue di drago. Tecnicamente noi, secondo quella profezia, dovremmo essere gli ultimi sangue di drago.
probabilmente è un escamotage di Bethesda per far capire che non utilizzerà l'escamotage del sangue di drago in un prossimo di Elder Scrolls, ma un prossimo di Elder Scrolls si baserà su un'altra storia. Io l'ho interpretata così. Ma infine, perché, maestro Aerger, perché i draghi stanno tornando? Ma c'entro qualcosa io? Non c'è dubbio. Non è un caso che il sangue di drago sia apparso ora. Il tuo destino è senza dubbio legato al ritorno dei draghi. Cazzo. Dovresti concentrarti sul perfezionare la tua voce e presto la tua strada ti apparirà chiara. Grazie, maestro. Continuerò ad addestrare. Bene. Allora avrai la preparazione necessaria per ciò che ti attende. Ok. Il cielo come tetto e la voce nel cuore. Come potete vedere, ho voluto intraprendere questo viaggio volontariamente all'alba. Come potete vedere, abbiamo fatto sera. Io direi che è un panorama estremamente suggestivo per poter concludere questa puntata. Prendiamo la torcia. Lidia, tu che cosa ne pensi? Lidia sbadigliava allegramente. Ragazzi, questa è una delle mie parti preferite di Skyrim. È veramente, la trovo di una bellezza incredibile. La prima grande rivelazione sul mondo narrativo di Skyrim. Qui ho compreso, come dire, mi sono innamorato del gioco. In questo frangente ho detto wow, che cosa sto giocando. Abbiamo compiuto la nostra missione, ci hanno dato un'altra missione, recuperare il corno di Yuri Whitecaller, però è una missione troppo lunga per farla ora in questa puntata. Quella che voglio fare è chiaramente, ho sbagliato a premere, è andare a ritornare a Whiterun, portare Ortigan a Danica e poi insomma vi faccio vedere un po' quello che faremo in questa parte finale di puntata, quindi utilizzeremo tranquillamente il viaggio rapido, vi direi. Ok, ed eccoci qua a Whiterun. È sera e quando arriviamo si avvicinano a noi due persone vestite in maniera particolare. Sei la persona che chiamano sangue di drago? Non so di che cosa tu stia parlando. Le tue menzogne non hanno efficacia alcuna. Sappiamo che sei il falso sangue di drago. Non ti conviene ostacolare la venuta del vero sangue di drago. Giungerà presto e noi gli offriremo in dono il tuo cuore. Quando Mirak giungerà, tutti ne saranno testimoni. Nessuno potrà opporsi a lui. Aiuto! Immaginate di trovarvi effettivamente in questo momento. Porca! Non pensavo ci facessero talmente male da... Se no avrei preso delle pozioni. Difendetemi. No. Ragazzi, siamo nella nostra seconda chance. Non abbiamo frecce. Facciamo così. Ok. Questo scontro non è particolarmente difficile perché ci sono in tanti che ci aiutano. I combattimenti di Skyrim, ovviamente, già con le mod, insomma, bisogna moddarlo pesantemente per avere una certa gratificazione, diciamo, ma anche con le mod, ovviamente, quando si è in 4 contro 2, premi. Accidenti, ovviamente. È terribile. Però ha perfettamente senso il fatto che se ci attacchi in città, le guardie t'aggrediscono. Insomma, diciamo che non sono stati furbissimi. Chi sono questi qui?
sono dei cultisti. Accidenti, è terribile. Credono che noi siamo, come dire, re. Non riesco a girarlo per farvelo vedere in faccia, va bene. Vediamo l'altra. Ok. Sono dei cultisti, dicevo. Credono che noi siamo il falso sangue di drago, quindi un eretico. Loro credono che Mirak sia il vero sangue di drago. Comunque, questa qua è la storia del DLC. E ora non mi interessa esplorare anche il DLC, vi dico la verità. Ma, ordine dei cultisti. Sali sulla Vergine del Nord, ormeggiata a Roccia del Corvo. Raggiungi Windelm, quindi inizia la tua ricerca. Uccidi il falso sangue di drago, noto con il nome di Lilith, prima che possa raggiungere Solstheim. Torna con il vessillo della vittoria e Mirak ne sarà compiaciuto. Quindi si apre il DLC di viaggiare al Solstheim, questo è il discorso. Caldo, bevande calde e letti caldi. Mi fa morire sta cosa, tutto fresco, come quello di Masterchef. Allora, cara Hulda, voglio una camera. E a proposito, vi faccio vedere Sadia. Anzi, se non erro, basta sederci e Sadia arriva. Che ne dici di una canzone speciale? Ah, lei è Sadia. Non ora. Sì? Va sempre a lavorare. Sai che dei guerrieri Aligir stanno cercando una Redguard? Ne sei sicuro? Oh no, mi hanno trovato. Ho bisogno del tuo aiuto. Vieni con me, ti prego. Devo parlarti in privato. Presto, vieni con me. John caro, lo sai che tu per me sei il solo e unico Nord che mi fa tremare le ginocchia. Vedete, per esempio, nella mod pack che migliora le, come dire, questo rende più piace, certo, ma sono belle le donne, Sadia è più bella, ma al contempo non è modella. Cioè, capito, ce ne sono alcune che sono fatte tutto sommato bene e altre che invece, tipo per esempio Hulda, sono super modelle, come sale le scale peraltro. Vabbè, raga, un gioco del 2011. Anche Lidia, tipo super modella, però ragazzi, insomma, la mod prevede, che ne so, 200 volti, io li applico, non è che mi metto lì singolarmente a cambiare, no, i singoli modelli. Ok. Così lavori con loro? Credi di potermi prendere? Prova solo a toccarmi e puoi dire addio alle tue dita. Dico sul serio, io ti taglio in due. Quindi gli Alikir sanno dove mi trovo? Che cosa ti hanno offerto? Denaro? In quanti ne arriveranno? Dimmelo! Lilith si trova un attimo spazzata e fa: rilassati, non voglio farti del male. Allora ho bisogno del tuo aiuto, non posso fidarmi di nessun altro in città. Va bene, cosa vuoi? Non chiederemo se c'è da guadagnare, ragazzi. Io non sono quella che credono gli abitanti di Whiterun. Il mio vero nome è Iman e sono una nobile della casa di Suda di Hammerfell. Gli uomini che mi danno la caccia, gli Alikir, sono assassini al soldo del regno degli Aldmeri. Vogliono oro in cambio del mio sangue. Voglio che li stani e li metti in fuga, prima che mi trovino e mi trascinino ad Hammerfell, dove sarei messa a morte. Ci siamo? Gli Alikir sono sotto il soldo del regno degli Aldmeri, come vi dicevo prima, quindi gli Elfi Alti, quelli che hanno vinto la guerra. Hammerfell è indipendente, quindi loro sono dei mercenari che stanno cercando una Redguard per ucciderla. Ci siamo? E come dovrei disfarmi di loro? Sono dei mercenari, combattono solo per il denaro. Li guida un uomo di nome Khematu. Liberati di lui e gli altri se la daranno a gambe. Non oso mostrarmi in pubblico, potrebbero riconoscermi. Dovrei riuscire a scoprire dove si trovano. Qualche consiglio? Ho sentito che ne hanno appena arrestato uno che cercava di intrufolarsi in città. Se l'hanno rinchiuso in prigione, forse potrei saperlo da lui. Ti prego, so di chiederti una cosa difficile, forse anche pericolosa, ma non so proprio di chi altri fidarmi. Ma perché gli Alikir ti stanno dando la caccia? Non ne sono sicura. Ho parlato pubblicamente contro il regno degli Aldmeri e sospetto che sia per questo che li hanno assoldati per darmi la caccia. Ma perché non hai chiesto aiuto alle guardie? Noi lo sappiamo, ma... Pensi che me ne starei nascosta se credessi che le guardie cittadine potessero risolvere il problema? Questi uomini sono spietati, astuti, ingannatori. Possono comprare chiunque.
Non mi fido di nessuno a Whiterun. Guardie e Jarl si possono corrompere. E gli Alikir sono vicini. Ormai non ho più tempo. Non posso far altro che fidarmi di te. Vieni a cercarmi quando gli Alikir non saranno più un problema. Allora, dovevamo prenderci una stanza. Ulda, scusami. Questo lavoro mi piace, certo. Ma sono comunque pronta ad andare in pensione. Ho pensato di vendere la mia Isolda. Cos'è che ti serve, comunque? Ok, allora, ecco come concluderemo questa puntata. Andremo chiaramente da Beletor a vendere ciò che è in esubero. C'è una riunione, praticamente. E poi passeremo ad Arcadia per fare qualche pozione. Allora, innanzitutto voglio assaggiare tutti gli ingredienti dei quali non sappiamo niente. Questo per esempio. Ed ok, concluderemo la nostra puntata riportando chiaramente Ortican a Danica Fontepura, ovviamente. Cosa è successo al Verdorato? Ho fatto parecchia strada per arrivare fin qui e pregare sotto le sue fronde. È stato colpito da un fulmine. Avrei tanto voluto avere il tempo di occuparmi, ma già è dura con tutti questi feriti di guerra. Ti prego, non lasciare che resti in questo stato. È vergognoso. Non ho proprio tempo da perdere con te adesso. Per favore, lasciami tornare alle mie faccende. Scommetto che... Allora, hai ripreso l'Ortican da quei luri di Agraven? Che i venti di Kinaret ti portino fortuna. Non riesco a parlarle. Che i venti di Kinaret ti portino fortuna. Sì, ma voglio guardarti in faccia. Oh, finalmente. Beh, sta sempre storta. Oh, ok. Danica Fontepura pensa sempre ad alto. Allora. Cos'è questa? Conosci una magia curativa che rinvigorisce qualcuno alle porte della morte? So cosa stai cercando. È la magia curativa. Il dolore mi impedisce comunque di riposare la notte. Un altro po' di riposo ti farà bene. Non è qualcosa da dire a chiunque. Ah, è un qualcosa che aggiunge qualche mod. Va bene, va bene, va bene. Ti portino fortuna. Bisognerebbe darle 2000 settime. Va bene. Ho trovato Ortican per te. A dire il vero, non mi aspettavo di vederti tornare. Come? Ovviamente sono contenta che tu ce l'abbia fatta. Ora però, non ho intenzione di toccare quella cosa. Credi di poterti occupare dei prossimi passaggi? Che cosa va fatto? Il boschetto del santuario del Barlume antico si trova a est rispetto a qui. Puoi usare l'Ortican per prendere un po' della sua linfa. Ti senti meglio? La febbre è scesa. Ho sentito che ti stavi recando al bosco del Barlume antico. Sbaglio? Abbi pazienza. Posso aiutarti? Sono un viandante, un pellegrino. Seguo la voce di Kinaret ovunque si possa ascoltare. Sono anni che sogno di vedere il Barlume antico. Posso venire con te? Ti prometto che non ti darò fastidio. Certo. È gentile da parte tua. Grazie. Ok. Ovviamente questo lo faremo nella prossima puntata. Andremo al Barlume antico, che è un posto bellissimo, e concluderemo la missione del Verdorato, che si può fare in tante maniere. Io vi farò vedere una delle possibili maniere. Vedrete man mano anche come evolverà il nostro personaggio. Su questa immagine, con il Verdorato alle spalle e con la pioggia che cade, credo che ci possiamo salutare. Quindi salviamo. E alla prossima, ragazzi. Ciao, grazie a tutti per l'attenzione.